Buongiorno Sabrina. Cosa Buongiorno. è successo al tuo letto? Una battaglia stanotte hai fatto? Sì. Dalla ti vesti tu? Ah. Forza, lì c'è il letto di Manuel che è andato a scuola. E Beba che si veste. Là c'è un nuovo pasticcio. Cosa vuoi dire a proposito di quel pasticcio? No, grazie. Qui c'è anche Pia. E Giorgia e Gabriele. Gabriele è già pronto, deve ripassare. Giorgia, si sta preparando. Buongiorno. E benvenuti in questo nuovo vlog. Sto tornando verso casa, io e Pia che è lì dietro. Abbiamo appena portato a scuola Giorgia. Gli altri bambini hanno preso il pulmino e Manuel ha preso il pullman, come al solito. Adesso io e Pia torniamo a casa. Così mi faccio la doccia, mi do una sistemata e poi andiamo da Chiara che ho l'appuntamento alle 10:30. Quindi ho tutto il tempo perché sono le 8. Anzi manca un minuto veramente. E quindi abbiamo tutto quanto il tempo per fare tutto quanto. Devo fare la doccia lei e poi devo farmi la doccia io. Sapete, oggi poi andremo a pranzo da Luisa perché poi devo prendere, devo portare Giada dal dentista, quindi sarà una giornata abbastanza movimentata oggi. Faremo avanti e indietro 700 volte, però vabbè, ho tanti impegni oggi e cercheremo di assolverli tutti. Giornate cupe, pioggia, neve, freddo, un po' di sole, un po' di cielo azzurro, ci vanno. Giorgia è a scuola? Emanuel? Manuel? Dov'è Manuel? Dov'è Manuel, ah? Dove sì? Scuola, brava. E Sabrina? La nostra colazione, Pia, tè e biscotti. Io invece una brioche di quelle lì della Bauli senza zuccheri aggiunti con latte di mandorla e macchiato con 2 cucchiai di caffè. Sì, non si tocca però, se no si rovescia. Sì, adesso te lo faccio assaggiare. E niente, adesso facciamo colazione, così tanto ho già acceso la stufetta in bagno, così si scalda, così poi doccia. Eccoci pronte. Mi sono data una sistemata, piene dietro, siamo tutte e due belle pulite, profumate e adesso stiamo andando giù perché appunto le 10:30 per l'appuntamento, sono le 10:10, quindi siamo in orario. È stato un po' difficoltoso fare la doccia Pia perché non era molto in vena, si vede, però vabbè. Ce l'abbiamo fatta, cioè ce l'ho fatta, vabbè, fin dei conti c'era anche lei, quindi. E niente, quindi adesso mi concentro a guidare e andiamo dalla nutrizionista.
Ciao mamma. Ciao Titti. Ciao Titti. Non mi sto usando spazzolini. Ciao Luca. Ciao. Ciao zia. Io Luisa ha fatto anche la salsina d'accompagnamento per le scaloppine. Qui c'è la zucca stufata. Sul tavolo invece ci sono le verdure bollite. Lì i bambini fanno cose senza senso. Qui c'è la mamma, ciao mamma. Qui c'è Micio, ciao Micio. Ciao Micio. Ce n'è solo una per uno, mi dispiace. Verrai uccisa per queste cose. Bisogna prendere le sedie. Forza, prendiamo. Ehi, bambino, bel bambino, prendi la sedia. La bambina si schiaccia tutta. Guardate che bel piatto ricco. Dai, buon appetito. Mangia le verdure, così poi dopo mangi la carne. Piatto pulito. Levati quella sciarpa, tu. Che padre tuo fa pure schifo. Luca. Sì. Se mangi. È vero. Poi sarai fortissimo. Eccoci, siamo usciti adesso dal dentista, ci è voluto circa mezz'oretta più o meno, gli hanno fatto un'otturazione e non la cura canalare, per fortuna al primo dentino, e all'altro per adesso ha messo una medicazione, ha detto che le ha devitalizzato il dentino e le ha fatto l'otturazione, a quell'altro dietro ha fatto la medicazione e ha detto che ci rivediamo tra 3 settimane, così cambia la medicazione e la gente pensa che sono matta, che parlo da sola col telefono. E niente, quindi ha detto che vediamo come va, mi ha detto di starle, cioè comunque dietro, di aiutarla a lavarsi bene i dentini, anche perché nei molari ha dei piccolissimi buchini, perciò mi ha detto magari lei non ci fa caso, le dia una mano io, cioè di andare bene in fondo a lavare bene il molare, perché quelli lì sono già quelli definitivi e se no, se li rovina, poi iniziamo già male. Come dicevo, ha una predisposizione, secondo me lei, avendo preso da mia mamma, avrà preso anche questo, perché anche mia madre, e quindi bisogna cercare di limitare il più possibile diciamo l'utilizzo di dolci, cioè il consumo di dolci, di succhi di frutta, di tutte queste cose qui. Quindi già lo sapevamo com'era la faccenda, non è che è ovvio che se mangi tante merendine, tante cose dolci, poi ti viene male i denti. Perciò vorrei cercare di evitarle di sentir male, perché poi il mal di denti penso sia il male più brutto in assoluto. Io ho partorito 6 volte. Ma sai che poi quello lì finisce, invece il mal di denti sembra sempre che non ha una fine, è tremendo, tremendo. Comunque, niente, quindi ci rivediamo tra 3 settimane all'appuntamento il 19 di marzo. Io ragazzi c'ho ancora l'anestesia. Eh sì, infatti ha detto di stare attenti che non si verrà. Adesso parcheggiamo, così parto su lei e poi tra un po' riparto per portare Gabriele e Sabrina a catechismo. È che non mi sento proprio più il labbro. Addirittura. E beh sì, ma perché è addormentata tutta quella parte lì adesso. È addormentata tutta sta parte. C'è un caldo. Mamma mia, ci saranno. Allora, la macchina segna 21 gradi, fa veramente, veramente caldissimo. Cioè, io non so. Non c'è mai stato un giorno così caldoso. Ma che siamo a febbraio, cioè fine febbraio. Vediamo quanto dura.
Ok. Tiriamo sul finestrino. Chiudi lì. Dove? Qui sopra. Hai aperto. E andiamo. Ciao. Ciao. Poi vi do anche gli aggiornamenti sulla nutrizionista. Questi qua sono i leggings che ho preso su Shein. Belli. Sono bellissimi. Sabrina Sciati, il prete ha anche detto a Gabriele che lui non deve più venire il venerdì pomeriggio, ma deve venire, cioè deve sì venire, andare a catechismo la domenica mattina con Manuel e Giorgia, cioè, ma scusa, non l'hanno fatta ancora nessuno dei due. Avrebbero già dovuto farla, solamente che Manuel aspettava Giorgia, poi c'è stato il Covid e poi è saltata la cresima Giorgia. E quindi Gabriele va e perciò la faranno tutti e tre assieme la cresima. E mi dispiace per Gabriele, no, tanto allora, Gabriele la cresima la fa tra 2 anni, c'è tutta la preparazione, invece Manuel e Giorgia la fanno quest'anno in teoria, quindi non so se gliela farà fare assieme o cosa, però comunque vedremo cosa deciderà, non lo so io se vanno, forse gliela fa fare. Io per via del Covid a messa non gliel'ho più mandati in chiesa e anche a catechismo non c'è, praticamente fanno tutto online adesso, e invece per la cresima non so se vanno oppure se non lo stanno facendo, non ho mica ben capito, perché si scrive, le maestre di catechismo di Emanuele e Giorgia scrivono direttamente a loro, quindi io non so bene come sia, ecco. Perciò adesso vediamo un attimo, adesso vado fino a casa che ho mezz'oretta buca, intanto faccio la pipì che mi scappa e poi guardo un attimino i cani come stanno e butto via la spazzatura e poi andiamo a prendere Giorgia, se riesco a slacciarmi la cintura, che qui in mezzo c'è di tutto, c'è giubbotti, borse, ok, quindi lascio qui la borsa, tanto non mi serve in casa, mi parto solo voi. Siamo arrivati a casa, qui c'è la roba senza glutine che abbiamo preso in parafarmacia, domani ve la faccio vedere, adesso invece vi faccio vedere quello che ho preso per la festa per Gabriele e per le bambine, così in generale. Allora, per le bambine, questa l'ho presa per Sabrina perché mi ha detto che gli servivano, ne ho preso i pastelli della Giotto, se non devo uscire li prendo su Amazon, ma eravamo nel negozio dei cinesi, allora glielo ho presi lì. Poi ho preso per lei, per Sabrina e Giada, 2 borracce fatte così sopra. Aspettate, cerco di aprirla al contrario. Così. E sopra hanno gli unicorni, gliele ho prese uguali, così almeno la portano a scuola. Adesso poi in qualche modo la differenzieranno perché sono proprio identiche. Poi qui ho preso per la festa di Gabriele niente di che, i piatti.
E invece per me ho preso queste qua, che era da un po' che le cercavo, e poi delle salviette. E poi anche un grembiulino per Sabrina, che però è in una borsa dei vestiti che mi ha dato mia sorella, dove ci sono anche le scarpe ed è, sono ancora in macchina. Quindi poi ve le farò vedere, ve lo farò vedere poi il grembiule. Comunque questo è tutto. E tutto quello che ho preso nel negozio dei cinesi. Ho speso 27 euro se non sbaglio. Ma solo il grembiule è costato 10 euro quindi. E queste, le matite 7,90 euro, perciò vabbè, poi comunque tutta roba che ci serviva. E poi volevo fare qualcosa di carino per Gabriele, in realtà poco, però comunque qualcosa di carino. Venivamo a casa, abbiamo preso l'acqua e adesso vi faccio vedere la cena. Ho messo su il minestrone che lascerò a pezzi per la gioia dei bambini, e qui ci sono le pentole per far cuocere la pasta. E quindi niente, adesso giro, vi dico cosa mi ha detto la nutrizionista e poi vi saluto, così poi noi ceniamo, io edito e vi faccio uscire questo video. Qui sono pronta per salutarvi. Anche oggi mi sono truccata, ho messo la matita nera, ma non si vede più, è andata via. E poi qui ho messo l'ombretto grigio, quello là della palette che abbiamo provato assieme in diretta. E devo dire che così... Sì, ma basta! Devo dire... Questa è la realtà, sentite? Ecco. E ho solamente grigio, così mi piace un sacco. E niente, vabbè, ormai se n'è andato praticamente. Da Chiara, anche perché mi sono truccata stamattina, da Chiara tutto ok, mi ha detto praticamente peso 82 kg e mezzo più o meno, mi sembra. Niente, mi ha preso le misure di vita, sono 120 cm e invece di glutei sono 118, è tantissimo. E mi ha preso un colpo, infatti, anche quando ho visto il peso. Comunque mi ha detto che tra 2 o 3 giorni mi manderà il piano alimentare. Quindi quando poi mi arriverà sicuramente ne parleremo assieme, vedremo un po' cosa mi ha messo. E ovviamente non ve lo dico e non ve ne parlo perché anche voi se lo seguiate, ma solamente per raccontarvi quello che mi ha dato e per diciamo commentarlo insieme, per dire cosa ne pensate, cosa ne penso io. E comunque non vedo l'ora, sono veramente in fermento. Dovrò comunque anche fare un po' di attività fisica perché sennò non è che, cioè, serve comunque mangiare meglio, però se è abbinato a un'attività fisica è meglio, no? Adesso qui è pronto, noi ceniamo, io vi saluto, spero che questo vlog vi sia piaciuto. E per Giada vi ho già detto sì, per me ve l'ho detto adesso e basta. La mia sorella, siamo stati bene, abbiamo passato un pomeriggio un po' diverso, tranquillo, e quindi niente, adesso ce ne andiamo a mangiare. E noi ci vediamo domani alle 21 in live, non mancate, perché domani sarà, anzi preparate carta e penna perché ci scambieremo le ricette. Io non ho niente da dire, ma ci saranno ricette colombiane, ricette dalle altre regioni tipiche, e quindi vi aspetto numerosi. Ci vediamo domani e buonanotte, ciao ciao ciao.